Ancora un progetto di integrazione di Badia Grande, coinvolto l'Istituto Alberghiero di Erice, oggi grande cucina del Maghreb. Sì, una bellissima esperienza, oggi prende il via questo nuovo progetto che è stato ideato appunto all'interno della cooperativa Badia Grande per favorire ancora di più l'integrazione che parte dalla cucina e che ci vede ancora una volta coinvolti insieme all'Istituto Alberghiero che ci apre sempre le porte e non possiamo che esserne fieri. Oggi è stata una bellissima giornata che ha visto coinvolti i nostri beneficiari assieme agli studenti dell'Istituto Alberghiero e che insieme hanno cucinato i piatti tipici della festa del fine Ramadan. Alberghiero e Badia Grande insieme è un progetto culturale e di alta gastronomia, un confronto fra le due cucine. Sì, avevamo iniziato con la giornata del rifugiato, ci eravamo ripromesse di incontrarci a tavola, anzi meglio, in cucina, e abbiamo riproposto proprio questo scambio culturale di tipo enogastronomico. Oggi abbiamo realizzato due ricette, una della Tunisia e una del Bangladesh, ed è stato molto interessante perché appunto si sono riproposte due ricette che fra l'altro appartengono anche alla nostra tradizione gastronomica, una in modo particolare il couscous nella versione tunisina con la carne e le verdure, hanno lavorato insieme, è stato un modo per conoscersi, per incontrarsi e anche per costruire un ulteriore percorso. Oggi dedicato alla cucina appunto dei nostri ospiti, ci ritroveremo a maggio sulla cucina siciliana. L'integrazione passa attraverso la cucina, ma oggi siamo a un gradino superiore, un confronto culinario fra i ragazzi provenienti dall'Africa e i futuri chef dell'alberghiero. Sì, l'integrazione passa per la cucina, passa nel lavorare insieme e nel conoscere anche le tradizioni degli altri. Questa volta abbiamo iniziato proprio facendo conoscere i piatti che si cucinano per festeggiare la fine del Ramadan, quindi sono stati i nostri ragazzi un po' a dare degli stimoli nuovi ai futuri chef che magari utilizzeranno alcune di queste tradizioni, chissà, nei loro piatti. Però è un percorso che andrà avanti e magari la prossima volta saranno i ragazzi dell'alberghiero invece a spiegare i piatti italiani ai nostri e quindi dargli gli stimoli nuovi, perché l'integrazione non è altro che mettere insieme le culture. Cucina multietnica oggi all'alberghiero di Erice, un confronto fra Badia Grande, la cooperativa sociale si occupa di immigrati, e i ragazzi alla quarta D. Cosa emerge, professore? Allora, i ragazzi diciamo, sono stati messi qua a confronto con i ragazzi della cooperativa. Loro diciamo così, hanno lavorato e hanno contribuito alla preparazione di determinati piatti sia della cucina tunisina che della cucina del Bangladesh. Quindi diciamo che è stata una bella occasione per i ragazzi mettersi in discussione e preparare questi piatti e soprattutto con persone della cultura vera e propria bengalese e tunisina. La cucina ha battuto ogni ostacolo, anche quello linguistico. Nella maniera più assoluta, diciamo, sono stati presi sei ragazzi, una delegazione della quarta D della nostra scuola, hanno lavorato in piena sinergia con questi ragazzi di altri paesi e abbiamo visto che effettivamente si sono trovati benissimo e l'esperienza è stata sicuramente fruttuosa. Un pizzico di orgoglio penso che oggi ci vuole Badia Grande, che abbiamo visto questi ragazzi giunti attraverso il mare salire in cattedra. I docenti oggi sono stati loro hanno tramandato la loro cultura culinaria ai ragazzi dell'alberghiero facendo acquisire nuove tecniche che magari qui non conoscevano. Devo dire che è stato bellissimo vedere i nostri beneficiari dare indicazioni agli studenti dell'istituto sulle procedure, sugli ingredienti, sulle particolarità e sui loro segreti, diciamo, di cucina per realizzare questi piatti della loro tradizione. È stato bello vedere come i nostri beneficiari si sono rapportati agli studenti dell'Istituto Alberghiero, che li hanno accolti proprio come se fossero dei compagni di scuola, ed è stato ancora più bello vedere che i beneficiari del SAI davano indicazioni sui piatti da cucinare, sulle procedure, sui segreti di cucina, sulle spezie particolari che magari i ragazzi
ragazzi trapanesi non conoscono. È stato molto bello vedere che l'integrazione è anche quello. Oggi abbiamo notato che, malgrado le difficoltà linguistiche, fra i ragazzi dell'alberghiero e i ragazzi di Badia Grande non vi è stata alcuna barriera. Ma intanto sono dei ragazzi comunque che sono in Italia da tempo, quindi diciamo che la difficoltà linguistica è già ampiamente superata, però diciamo che in cucina poi alla fine è facile collaborare se c'è la volontà di portare un progetto avanti, e quindi sono state due brigate miste molto molto belle e che secondo me stanno portando un progetto bello. Vedremo assaggiando ora che cosa è uscito fuori.